Bene, buon pomeriggio a tutti, grazie per essere venuti qui. Questo è un dibattito organizzato da Iabasta e di Bézé all'interno dello Sherwood Festival di Venezia sul tema dell'estrattivismo e soprattutto della rinascita dei movimenti che combattono proprio contro il neoliberalismo, che in Sud America vuol dire per l'80% estrattivismo minerario. Oppure nella valenza del consumo dell'acqua, che è un po' la prima vittima sacrificale dell'estrattivismo, e soprattutto in un quadro completamente nuovo come quello che si sta verificando in questi anni, in cui c'è una crisi profonda di tutti i governi di centro-sinistra. Poi entriamo meglio nel dettaglio con gli ospiti qui alla mia sinistra, tra cui c'è il giornalista Michele Bertelli, un freelance videomaker, autore anche fra le altre tante cose anche del documentario Bolivia Water War, Guerre d'acqua in Bolivia, che mi dice che è liberamente scaricabile e visibile su internet, poi magari ci darai meglio le coordinate. Ecco. Mentre ancora di più alla mia sinistra c'è Elena Garzicca, scusa, Gerebizza, scusami, Elena Gerebizza di Recomo, che è autore del libro, di cui poi parleremo alla fine, sarà Profondo Nero, il viaggio del carbone dalla Colombia all'Italia, la maledizione dell'estrattivismo. Ecco, anche questo, chi è interessato lo può trovare all'offerta libera sulla biblioteca di Iabasta. E prima di entrare proprio nel vivo del discorso, una parola solo perché in Messico in questo momento si sta morendo. E abbiamo un nostro compagno, un nostro amico che è a Tuxtla, e sta Giovanni Cataruzza, che ci sta più raccontando come l'esercito abbia proprio invaso gli stati federali del Chiapas e dell'Oaxaca e stanno ammazzando la gente. Ci sono morti e feriti, e stanno sparando ad alzo zero. E è la rivolta dei maestros che solo diciamo, superficialmente non interagisce col problema dell'estrattivismo. In realtà anche questo qui è una lotta per la democrazia e per i beni comuni. I maestri, ricordiamolo a tutti quanti, non è solamente una lotta sindacale. Loro sono dei rappresentanti del popolo, difendono la Costituzione zapatista, che è nata dopo la rivoluzione dell'inizio del secolo in Messico con Zapata e Villa, che ha aperto la porta all'istruzione libera. Libera, hanno fatto le famose scuole normali, Ayotzinapa famosa è stata una di queste, che poi hanno, dove sono nati praticamente i rivoluzionari per il neoliberismo, per il governo di destra, sono proprio covidi di rivoluzionari, però sono anche scuole che hanno in qualche modo portato l'istruzione, ma non solo l'istruzione, ma anche l'istruzione in funzione dei diritti. Perché le cose che insegnano in queste scuole è proprio quella di difendere i propri diritti. Ed è per questo che stanno combattendo in Messico e stanno anche morendo, insomma. Su Global trovate le corrispondenze di Giovanni, che ci aggiorna anche in tempo reale, che ci manderà un articolo anche fra un po' per vedere come vanno le cose. Tornando all'estrattivismo, al tema della serata, voglio parlare solo anche del Sud America, che Sud America, come sapete, non di via basta, siamo un continente dove siamo particolarmente legati. Perché? Siamo particolarmente legati a Sud America perché lo vediamo un po' come il posto, il luogo dove i movimenti sono i veri protagonisti della battaglia per la democrazia. Sì, questo succede in altre parti del mondo, però mai come in Sud America. Questo è vero, era vero una volta ed è vero ancora adesso. Il nemico soprattutto di questi movimenti a questo punto è l'estrattivismo, il neoliberalismo, che, come dicevo, in Sud America vuol dire estrattivismo fondamentalmente, vuol dire ricerca del petrolio in Amazzonia, vuol dire miniere d'oro in Perù, miniere di tutti gli altri materiali in tutta l'altra cordigliera andina, fino addirittura a causare quel disastro che abbiamo visto in l'ultimo disastro del Brasile. Con il crollo di due dighe che ha riversato 62.000 tonnellate d'acqua su un fiume, creando fango che ha ucciso persone, che è uno dei più grandi disastri ambientali dell'umanità che non si è ancora placato. Cosa è cambiato in questi ultimi anni? Due cose fondamentalmente. Una vorrei dire parlare del capitalismo. Il capitalismo che fa parte di queste multinazionali estrattive. Non è più quel vecchio capitalismo, la zio Paperone che andava nel Klondike, spaccava il fiume Yukon, prendeva le pepite, dopo aver naturalmente evaso l'attacco di Bassotti, lo portava alla banca e si faceva dare soldi a seconda del quanto oro aveva. L'estrattivismo oggi è quotato in borsa e fa parte di quel perverso gioco di scatole cinesi della finanza, della controfinanza, che fa sì del famoso che si possa ricavare soldi dai soldi.
Per fare un esempio, insomma, magari non molto corretto, però molto, secondo me molto, molto significativo, le miniere sono per i multinazionali un po' come la carta di credito, no? Cioè loro non guadagnano tanto su quello che produce la miniera, ma su quello che potrebbe produrre in futuro. No. Naturalmente questo si fa sì come quei furbacchioni che fanno quella carta di credito, fanno un debito e per coprire quel debito si fanno un'altra carta di credito per coprire quel debito, solamente il problema è che se lo fai tu, dopo un po' la banca ti sgamma e finisce subito il gioco, però se lo fa una multinazionale che ha debiti di miliardi, continua a farsi soldi su questi miliardi di debiti che ha. Questo vuol dire ovviamente che la miniera in questione deve continuare a produrre in ogni caso, anche quando da un punto di vista del capitalismo old style, vecchio stile, il gioco non varrebbe più la candela. Questo vuol dire che però hanno bisogno di una serie di fenomeni a contorno. Intanto ci vuole un governo che sia assolutamente un governo complice, un governo che detassi, che non ponga tasse perché altrimenti i costi supererebbero i benefici, un governo soprattutto che sia zitto sui disastri ambientali, ecco, un governo che copra le magagne della miniera, che magari ci metta con i tecnici o che faccia quelle infrastrutture che la miniera da sola non può fare, cioè le dighe di brasiliani, non si era comprata la miniera, se l'era fatta il governo, le ha fatte male per connettere la miniera, non serviva nient'altro che a pulire l'estratto della miniera e le fatte, e poi sono crollate alla fine, insomma, quindi le aveva fatte anche male. Un governo anche complice e un governo malavitoso alla fine serve, anche perché la corruzione è un elemento fondamentale per ottenere queste concessioni. Altrimenti nessuno gliele darebbe, non è, perché non c'è nessun vantaggio per la gente, per la città, anche per lo Stato, per dare queste concessioni minerarie, per arricchire la borsa, che tra l'altro è quella di Toronto, perché il 60% delle attività minerarie sono quotate in borsa a Toronto. E del Sud America la percentuale è anche più alta, mi pare siamo sull'80%. Ecco, detto questo, io a sto punto lascerei anche il quadro che vogliamo entrare adesso anche con i nostri ospiti, è quello di questi movimenti, di come possono reagire questi movimenti in un sistema in cui ha visto fallire i governi di centro-sinistra, quasi tutti, perché mi diceva Michele che per la Bolivia è il caso un po' diverso, però sicuramente la Kirchner, sicuramente il Venezuela e anche sicuramente Correa, insomma in Ecuador, ecco, per non parlare di Lula in Brasile, insomma, sono governi che si erano posti con un intento rivoluzionario, quantomeno riformista, no? Per fare quello che c'è scritto sui muri del Sud America, tentare di riformare il capitalismo è come tentare di profumare la cacca, dicevano. Ecco, hanno cercato di profumare il capitalismo e in qualche modo tirando fuori risorse che poi in alcuni casi sono state investite anche in opere meritevoli, per carità, insomma scuole, per esempio, per quello che posso vedere dell'Ecuador sono state fatte anche delle cose positive anche nei confronti degli indigeni, però non sono riusciti a fare quel salto di qualità di cambiare la società, soprattutto il modello sociale che a questo tipo di capitalismo economico è legato. A questo punto, quindi, per vedere proprio come funzionano i movimenti sotto questi governi amici e sotto i governi, e poi per vedere più avanti se un governo nemico, magari i movimenti possono in qualche modo essere più, diciamo, svegliarsi, insomma, destarsi dal torpore o anche addirittura non essere più depotenziati, andrei con un documentario, con il primo dei servizi in onda, che è un documentario realizzato da Michele, giusto, dove parla delle guerre d'acqua in Bolivia e dove tra le varie intervistate ci sarà anche la Marcela Oliveira, che è una delle attiviste più famose della Bolivia. Los efectivos hicieron uso de gases lacrimógenos, después de eso fueron por concentrarse nuevamente en la plaza principal. Oír airados discursos de sus dirigentes contra el gobierno y contra la concesionaria Aguas del Tunari. ...2000 es otro punto de quiebra. La historia de pronto sigue un curso diferente del que estaba siguiendo. Esta es la plaza principal de Cochabamba. Aquí era donde se han realizado las asambleas y los cabildos. Regantes, campesinos y vecinos se concentraron en diferentes fuertes y marcharon por céntricas calles cochabambinas. Nuestro gobierno había recibido del Banco Mundial
un condicionamiento para un crédito que se le iba a otorgar al gobierno, y este condicionamiento decía que para que se le entregue el crédito al gobierno, este debía privatizar el sistema de agua de Cochabamba, pero además debería hacer algunos cambios en la legislación en relación al tema del agua, ¿no? La primera acción que hizo el consorcio cuando ingresó en la... tomó el control del sistema del agua fue aumentar las tarifas. No pagaba sus facturas de agua 3 meses consecutivos. La empresa podía de pronto vender tu casa. Entonces fueron los hermanos regantes, que están de manera cotidiana con el trabajo con el agua y en contacto con el agua, los que vinieron a mi sindicato como una referencia creíble, como una voz que podía convocar a otros sectores. Y ahí nos hemos unido, Óscar Olivera, Omar Fernández. Ellos me esperaban que yo vuelva del Parlamento y me esperaban a la 1, 2 de la mañana reuniones para planificar las movilizaciones. En la tarde, toda la ciudad era un campo de batalla. La policía utilizó gases lacrimógenos que fueron resistidos por los seguidores de la coordinadora. Todos nos conocíamos como Carlos ese rato. ¿Qué te llamas? Carlos, Carlos, Carlos. Todos decían Carlos porque eran niños de la calle. Niños que inhalaban clefa, niños... Ellos no tenían ni agua, vivían en la calle. Pero ellos luchaban para tener una mejor vida. Me dio mucha rabia, ¿no? Me dio mucha rabia ver que gente pacífica de pronto había sido dispersada. Y esa misma tarde agarré mis cosas, agarré una mochila, pusimos un poco de agua y con mis hermanos salimos, ¿no? Nos unimos a la movilización. El pueblo se levanta el 4 de abril de nuevo, hasta el 11 de abril. Empezamos a levantarnos y nos empezamos a decir que se vaya el gobierno, que se vaya Aguas del Tunari, que se vaya Bechtel. Se terminaron no solamente para dejar el centro de la ciudad con esta concentración. Todos tenían que venir caminando porque no podían movilizarse en movilidades porque todo alrededor era bloqueado. Y además la gente no solo dijo ahorita, sino que fue e hizo el ahorita, ¿no? Entonces fue hacia la compañía de agua, a tomar la compañía de agua. A la oficina central que se encuentra en la zona norte de Cochabamba, allí también van a intentar tomar. A medianoche de ese día el gobierno había decretado estado de sitio. Vino un sacerdote, amigo mío, y me dijo al oído, los han engañado. Y hay autos esperándolos en la puerta de la catedral para llevar a los presos. En plena misa. Y se fue. Entonces yo comuniqué al resto de los compañeros que estaban conmigo y dijimos, tenemos que salir de acá. Y de hecho salimos a mitad de la misa por la puerta trasera de la catedral. Los portavoces de la coordinadora entraron en la clandestinidad. A mediodía ya no había ningún militar en la calle porque la gente había salido, se había movilizado, se había autoorganizado y se había autoconvocado. Porque todo el rato era confrontación. Nosotros ni siquiera sabíamos que eran balas lo que nos estaban metiendo, pero cuando nos empieza a disparar, vemos caer a la gente, era ya más duro. Y después de varios minutos de enfrentamiento lograron despejar las calles. Aquí es donde Víctor Hugo Daza murió en abril del 2000. Él estaba saliendo de su trabajo y decidió quedarse a ver lo que estaba pasando, la movilización que estaba viendo. Entonces una bala entró por la cara y murió. Ya no veíamos gente movilizada en las calles, pero la gente estaba aquí en la plaza velando al cuerpo de Víctor Hugo Daza, ¿no? Ya no escuchabas balas, no escuchabas los gritos de la gente en la calle, pero escuchabas un silencio, ¿no? Y creo que ese es el silencio que produce la muerte. Cuando finalmente se llama a algunos líderes del movimiento a negociar, era una victoria amarga, ¿no? Se había conseguido lo que se había querido, o lo que se había demandado, pero quedaban las huellas, ¿no? Las secuelas de eso, ¿no? Mucha gente herida, cuyas vidas nunca más van a ser las mismas, ¿no? Esa lucha del pueblo cochabambino, de los distintos sectores sociales, hace tan importante para mejor, para hacer entender mejor al pueblo que el agua es vida. Dopo aver visto questo documentario, viene da chiedersi se mai un movimento che lotta per la democrazia possa avere un governo amico o se il governo sia sempre comunque una controparte. Io non conosco bene la situazione della Bolivia, qui che adesso chiederò a Michele, però sono stato in Ecuador e mi ricordo di aver parlato con un sindacalista indigeno dove c'è Correa, c'è il socialista Correa, la rivoluzione sociale,
Cioè, gli ho chiesto se cos'era cambiato con Correa, con la dittatura che c'era prima. Lui mi ha detto, guarda, sparivano 10 sindacalisti all'anno, adesso solamente uno, mi ha detto, con un humor tutto sudamericano. Senti, invece la situazione in Bolivia com'è? Sì, grazie a Sherwood anzitutto per ospitarci. La situazione in Bolivia secondo me è paradigmatica. Le immagini che avete visto vengono dal 2000, quello che è stato un po' l'anno zero dei movimenti sociali boliviani nell'era moderna. A noi che siamo stati là nel 2014, nel 2015 per realizzare questo documentario interessava capire dopo 16 anni che cos'è cambiato da quella che è stata un po' la pietra di volta, quello che ha cambiato realmente tutto. E basti pensare che Morales, presidente della Bolivia dal 2009, è emerso proprio in quella situazione. Lui era un leader sindacale, un leader cocalero, quindi dei coltivatori della coca di quella zona, entra nel conflitto contro la privatizzazione della compagnia dell'acqua municipale e ne emerge come una delle figure di spicco del panorama politico boliviano. Quindi parte un po' tutto da lì, poi ci sarà la guerra del gas, poi ci sarà sostanzialmente la cacciata del governo, l'instaurazione della nuova Costituzione e l'arrivo al potere del partito di Morales, che è il MAS. Ecco, quindi volevamo andare a vedere com'è cambiata la situazione prima di tutto nei luoghi dove si è originata la guerra dell'acqua. Un conflitto comunque che è stato molto duro, è durato per 3-4 mesi, in cui la città di Cochabamba è rimasta completamente bloccata ed è terminata anche con un morto, perché appunto un ragazzo che è stato colpito da una proiettile di un cecchino sotto mentite spoglie, probabilmente dell'esercito. Ecco, com'era cambiata la situazione lì, in quella città, e com'era cambiata anche nel resto del paese? Ecco, c'è da dire che oggi il panorama è molto diverso da quel 2000. Un bel libro di qualche anno fa definiva il rapporto tra Morales e i movimenti sociali un valzer, una condizione in cui a volte hanno fatto dei passi insieme, soprattutto all'inizio, questo va detto, e a volte invece sono entrati in conflitto. Per avere un'immagine lampo basti pensare che proprio ieri in Bolivia c'è stato uno sciopero dovuto alla chiusura di una fabbrica statale che produceva tessuti e vestiti, e il vicepresidente del governo di Morales l'ha sostanzialmente sminuito dicendo il settore produttivo non sta minimamente risentendo di questa cosa, praticamente sono quattro gatti e non ci interessa, che è un po' quello che ci aspetteremmo da Renzi fondamentalmente. Quindi appunto un rapporto ambivalente. Perché a noi interessava l'acqua? Come dice lo stesso Morales alla fine dell'estratto del video del documentario, l'acqua è la sorgente principale della vita, è il bene comune più essenziale, e proprio in Bolivia è partito questi 16 anni fa il movimento per l'acqua come bene comune, che ha iniziato anche un po' a riflettere sul ruolo dei beni comuni e su come le diverse persone devono poterci accedere. Perché l'acqua? Perché ci sembra un punto di vista privilegiato per guardare i conflitti e alle disuguaglianze. E dal punto di vista dell'estrattivismo la Bolivia è un caso particolare, perché la sua economia ad oggi è principalmente basata sull'estrazione di risorse fossili. E questa comunque rende tutta la situazione molto contraddittoria, perché è indiscutibile che il governo di Evo Morales, ricordandosi da dove viene, quel tipo di risorse è stato in grado in qualche modo di risocializzarle, ha abbattuto di un terzo la povertà, ha combattuto l'analfabetismo. Allo stesso tempo questa attività mineraria, indipendentemente da tutti i discorsi che vengono fatti sul vivir bien, sul rispetto della madre terra, sta avvelenando il paese. Qualunque tipo di attività produttiva oggi in Bolivia avvelena completamente lo stesso territorio che è vissuto dagli stessi cittadini. E qua sta anche la contraddizione. La Bolivia è passata adesso da un paese povero, adesso è un paese di reddito medio, quindi è cresciuto tantissimo negli ultimi anni. Una parte di questi proventi sono stati ridistribuiti ai ceti più poveri, ma questi stessi proventi sono quelli che stanno avvelenando la sua stessa terra anche. Bene, a questo punto darei anche la parola alla nostra seconda ospite, che è anche, avevo in mano proprio questo libro Profondo Nero che ha scritto, e c'è una frase che mi ha colpito moltissimo, no? È una storia di arroganza, violenza, convivenza e paura, eccetera, eccetera, e di cose che non si possono raccontare, di Stato e mercato che non si distinguono più. Ecco, penso che il problema sia proprio questo a questo punto, no? Che
lo Stato ha invaso il mercato, anzi il mercato ha invaso lo Stato e non si capisce più chi comanda, insomma, quindi più di tanto anche questi, anche Morales, anche Corre, più di tanto così non potevano fare. Usa quel microfono lì. Non sono riusciti a superare, insomma, il capitalismo, ma forse anche perché lo Stato a questo punto è meno potente del mercato, questo forse volevi dire sul tuo libro. Sì, si sente? Sì. Il libro è frutto di un lavoro collettivo, noi siamo sei persone e sempre di più cerchiamo di lavorare in maniera collettiva, per cui io mi trovo oggi un po' a parlare di un lavoro che in realtà non è il mio, ma riguarda noi tutti e tutte le persone che abbiamo incontrato per, diciamo, riuscire a realizzare questo lavoro. E Stato e mercato che non si distinguono, e in realtà lo Stato è forte, cioè nel senso non si distinguono, ma per riuscire a garantire che questo tipo di sistema, il sistema capitalista in cui viviamo, possa perpetrarsi, serve uno Stato molto forte. E questo è un po', diciamo, una conclusione a cui noi siamo arrivati proprio partendo dall'osservazione dei contesti in cui ci siamo trovati a lavorare. La Colombia prima di tutto, ma non solo la Colombia. Uno Stato forte perché? Perché sempre di più, proprio in quei contesti dove chi si oppone al modello e quindi si trova a vivere o al margine di situazioni che possono essere quelle, appunto, di una miniera a cielo aperto che continua ad espandersi, oppure che si trovano sul crocevia di una serie di grandi infrastrutture che bisogna costruire per garantire lo sviluppo del paese, eccetera, eccetera, e il livello di violenza che oggi viene utilizzato nei confronti di queste persone sta raggiungendo livelli che non avevamo mai visto in passato. E quindi per garantire quel livello di violenza e per riuscire a attivare la macchina della repressione serve uno Stato molto forte. Allo stesso tempo lo Stato forte è il principale complice di quelle elite affaristiche che non sono solo le grandi multinazionali, ma sono anche i poteri forti con cui le multinazionali devono per forza di cose arrivare a stringere dei legami molto forti che garantiscono il controllo del territorio. Quindi in situazioni dove lo Stato non è l'unica istituzione ad avere il controllo del territorio, ci rendiamo conto che è veramente difficile capire dove finisce il potere di uno e dove inizia il potere dell'altro. Scusami, con questi stati, con questi poteri alternativi, parli anche, non so, della malavita organizzata, del narcotraffico? Parlo di qualsiasi tipo di struttura presente sul territorio che è in grado di controllarlo, quindi parlo di paramilitari, forze armate di vario tipo, tutti quei soggetti che non sono neanche, diciamo, facilmente identificabili, ma che solamente con una conoscenza approfondita del contesto, qualunque sia questo contesto, ci si rende conto che in realtà hanno un ruolo centrale nel garantire, appunto, che la macchina dell'estrattivismo continui a funzionare. E per estrattivismo io non intendo solamente la miniera o il grande progetto che palesemente causa distruzione su un territorio da cui cerca di portare fuori risorse naturali, ma parlo proprio di questo sistema più complesso, proprio di strutture di potere che permettono, appunto, che il sistema a livello più ampio continui a funzionare e permettono l'estrazione progressiva di ricchezza dei molti a favore di pochi. Per cui tante volte, diciamo, non è così evidente, come dicevi prima nell'introduzione, quello che sta succedendo oggi a Oaxaca non è direttamente collegato a un progetto di estrattivo, però è assolutamente parte di un modello estrattivista che comunque ha organizzato la propria struttura di potere su questo, cioè sul fatto che i più devono pagare perché i pochi possano garantirsi i profitti più alti. E quindi in questa fase
cioè quello che è sempre più evidente è proprio come questa forbice si sta aprendo sempre di più e soprattutto i pochi che beneficiano non sono necessariamente l'amministratore delegato della multinazionale o il presidente del paese, che diciamo magari riesce anche a fare profitto in maniera parallela, ma sono tutta una serie di altri soggetti che per lo più sono nascosti o gravitano dietro a forme societarie e strutturate proprio perché i beneficiari ultimi non siano noti. Cioè, nel senso, quando anche si parla di paradisi fiscali, si parla comunque di luoghi del pianeta che, dove praticamente chiunque voglia far transitare dei soldi senza che nessuno sappia chi è, cioè chi li sta mandando e chi li sta ricevendo quei soldi e dove in ultima analisi devono andare, li utilizza e lo fa in maniera assolutamente legale, proprio perché il sistema è strutturato anche così, altrimenti non potrebbe continuare a funzionare. Sì, un sistema quindi transnazionale che tu tracci bene disegnando attraverso il carbone, no? Questo carbone, come si dipende dalla Colombia, arriva anche in Italia alla fine. Assolutamente sì, è di fatto, diciamo, il motivo per cui noi siamo andati in Colombia, abbiamo cercato di capire meglio la situazione lì e che comunque il tipo di lavoro che era stato fatto fino a quel momento riguardava per lo più gli impatti ambientali delle grandi miniere, che sono assolutamente evidenti. Cioè, si parla di situazioni dove le miniere a cielo aperto si allargano e inghiottono letteralmente tutte le comunità che si trovano al loro margine. E in realtà ci siamo resi conto che c'era ben altro, cioè nel senso il livello proprio sistemico di violenza e di repressione che era collegato a questo modello era molto al di là di quello che anche noi potevamo immaginare. Il carbone della Colombia arriva in Europa, in Italia una delle principali società energetiche a partecipazione statale, che è l'Enel, importa esattamente dalla Colombia. Per cui io, se abbiamo il tempo, volevo leggervi proprio uno stralcio minimo, che sono testimonianze proprio dirette delle persone che vivevano al margine di una grandissima miniera, che è quella del Cerrejón, e di una comunità che è quella di Tabaco, che è letteralmente scomparsa. Per cui queste sono alcune delle testimonianze che abbiamo raccolto e che si trovano in questo libro e che adesso vi leggerò. A Tabaco se lo fumaron. I bulldozer della compagnia del Cerrejón arrivarono scortati dall'esercito e iniziarono a distruggere tutto. Era il 9 agosto del 2001. Entrarono senza alcun preavviso e buttarono giù le nostre case. Per salvarci scappammo, che avevamo solo i vestiti addosso. In meno di 24 ore il villaggio fu ridotto a un cumulo di cenere. A Tabaco se lo fumaron e rimase solo la cenere. La nostra era una comunità afro, è stata tra le prime a sparire dalla mappa della Guajira. Nelle nostre terre il carbone arrivava in superficie e costava poco estrarlo. Era un tesoro troppo prezioso per lasciarlo sotto al culo di una manciata di neri. A parlare il nostro accompagnatore, lo conosciamo a Barrancas, dove è colui che ci riceve al nostro arrivo da Rioaca. Da più di 10 anni denuncia la violenza generata dallo sfruttamento del carbone. Le minacce e gli atti intimidatori non lo hanno fermato. Parliamo con lui per pochi giorni prima che parta per l'Europa. Vado a raccontare come si vive vicino al carbone che porta la luce nelle vostre case. Quando lui era ancora un bambino, il Cerrejón stava negoziando l'acquisto delle azioni di Carbocol, l'impresa statale che aveva in concessione la miniera della Guajira. Nella trattativa finì anche il carbone di Tabaco e la sua gente. A svendere la comunità all'impresa furono il sindaco e il tesoriere di Hato Nuevo. Si stabilì un prezzo per tutto: 41 milioni di pesos per la stazione di polizia, 48 milioni per la scuola, 32 milioni per il centro di salute. I morti del cimitero e le loro tombe valevano 22 milioni di pesos, meno della piazzetta con gli alberi di fronte al municipio.
E ancora l'acquedotto 26 milioni, le strade 197, la rete elettrica 86. In quella fiera dell'orrore ci fu spazio anche per il prete. Il prezzo della fede fu di 45 milioni di pesos, meno di 15.000 euro. E giù il campanile, il crocifisso e le pareti scrostate della chiesa. Mentre lui ci racconta la storia del suo pueblo, noi facciamo due conti a mente. Per far sparire tabacco e cacciare 500 famiglie che ci vivevano, l'impresa sborsò meno di 200.000 euro. I neri costano poco, si sa, e dai tempi della schiavitù che è così. Sono passati 15 anni da quel cumulo di ceneri e ancora non è stato trovato un colpevole. Nessuno ci ha risarcito e il reinsediamento è rimasto solo una promessa. Io ho comprato una casa a Tonuevo, l'ho fatto con i miei risparmi. Oggi però penso che la distruzione di tabacco sia servita a qualcosa. Ha permesso di iniziare la lotta contro il carbone nella Guajira. Solo dopo tabacco abbiamo capito che l'unico modo per opporsi a Serrejón è agire collettivamente. Bene, e a proposito di agire collettivamente, a questo punto manderei i saluti di alcuni compagni honduregni che hanno scritto apposta per il festival di Sherwood, da Copin, dell'associazione Copin, che è l'associazione di Berta Casares. Possiamo mandarli? Hola, soy Marlene del Copin. Les envío un fuerte saludo desde aquí de Honduras y desde el Copin y a la vez agradeciéndoles su gran solidaridad en la exigencia de justicia para Berta Cáceres, nuestra compañera, nuestra hermana, nuestra madre. Vaya para ustedes, un abrazote. Un saludo para todos los compas allá en Italia, en el festival de Padua. Les agradecemos por su apoyo. Desde acá del pueblo Lenca les estamos saludando y un fuerte abrazo para ellos y un beso y que sigan en la lucha y que nos sigan apoyando. Bueno, buenas tardes, estamos haciendo un saludo desde aquí de la oficina de Copin, de esta casa que lo dejó nuestra compañera Berta y también felicitando el festival que están haciendo allá por nuestra compañera Berta allá en Italia, en el festival de Padua. Y por eso los felicitamos y que siempre vamos a seguir en esta lucha que nuestra compañera Berta nos dejó, no porque ella los ha quitado, vamos a seguir pidiendo justicia por ella hasta que se esclarezca todo este asesinato que los han hecho por ella. Bene, quando vedo questa gente mi sento subito la nostalgia del Sud America, mi viene voglia di partire subito. E a questo punto darei la parola video a un'intervista che abbiamo fatto a Giorgio Trucchi, che è un giornalista che parla appunto di questa situazione honduregna, di come si sta evolvendo le cose in Honduras dopo la morte di Berta Cáceres, che era un attivista, come sappiamo tutti, che aveva difeso il fiume sacro e l'acqua. Molto spesso, come accade in Centro America, ma nel caso e quindi anche nel caso dell'Honduras, a una crescita dell'opposizione, a una radicalizzazione della protesta sociale e popolare, segue una radicalizzazione della violenza e della repressione, ed è quanto sta accadendo in Honduras. Se il colpo di Stato ha portato alla rottura del istituzionale, è una enorme debolezza delle istituzioni honduregne, che ha voluto dire campo libero per il crimine organizzato, per il narcotraffico, per la corruzione, per l'impunità. Dall'altra parte c'è stata una escalation della violenza, della violazione dei diritti umani, della criminalizzazione della protesta e dei movimenti e delle organizzazioni che protestano. A questo proposito, l'esempio più recente di questa criminalizzazione è chiaramente l'omicidio della dirigente indigena Berta Cáceres, avvenuto lo scorso 2 marzo. Berta, ricordiamo, era anche fondatrice e coordinatrice di una delle organizzazioni indigene più combattive dell'Honduras, che è il Consiglio Civico delle Organizzazioni Popolari Indigene dell'Honduras, COPIN. È evidente che quanto accaduto a Berta
È un omicidio politico, nessuno dubita di questo. È un omicidio che ha a che fare direttamente col lavoro che svolgeva insieme al Copin contro il modello estrattivo, contro il modello neoliberale, patriarcale, razzista che è imperante in Honduras. È un omicidio che ha a che fare direttamente con la lotta contro il progetto idroelettrico Aguasarca nella zona di Rio Blanco, un progetto idroelettrico che l'impresa Desarrollo Energetico S.A. DESA stava sviluppando su un fiume sacro per la popolazione lenca che è il fiume Gualcarque, e che evidenzia questa impennata della violenza e della repressione contro il movimento sociale e popolare honduregno. Non è un caso che fino a questo momento, molti di voi già lo sapranno, sono state arrestate 5 persone, 2 di loro con vincoli diretti, una addirittura è il direttore ambientale dell'impresa, quindi con vincoli diretti con DESA, altri sono militari, però sia il Copin che la famiglia di Berta insistono nel chiedere e nell'esigere che si indaghi a fondo con una commissione indipendente e imparziale sui mandanti di questo omicidio. Per il momento nessuno crede che le 5 persone arrestate siano diciamo le menti che hanno ordito, che hanno finanziato, che hanno organizzato l'omicidio di Berta Cáceres. Quindi si dovrà andare molto più a fondo, è quello che esige il Copin e la famiglia, allo stesso tempo chiedono con forza la chiusura immediata del progetto Aguasarca e che DESA se ne vada immediatamente dai territori e che il governo e le istituzioni honduregne ritirino tutte le concessioni, che sono varie decine, di progetti estrattivi nel territorio lenca. Dicevo però appunto che questo è solo un esempio di quanto sta accadendo, è un esempio che ha fatto il giro del mondo perché Berta Cáceres era Berta, e quindi probabilmente non hanno fatto gli assassini, non hanno fatto il conto con quali sarebbero state le ripercussioni di questo loro atto criminale, ma tutti i giorni nei territori le comunità contadine, le popolazioni indigene, i dirigenti di base sono minacciati, sono perseguitati, devono andarsene in esilio, vengono assassinati. E quindi per concludere, credo che però si sia sviluppato in questi anni un qualcosa di molto interessante. C'è una crescita forte del movimento sociale popolare. Sull'onda dell'opposizione, della resistenza al colpo di Stato, si sono poi sviluppate grosse forze di resistenza all'interno dei territori, per la difesa dei beni comuni, dei territori e delle risorse. Con molta difficoltà i movimenti stanno cercando di articolarsi, è nata la piattaforma del Movimento Sociale Popolare Honduregno, è nata l'articolazione Berta Cáceres, si è realizzato in aprile il primo incontro internazionale Berta Vive, dove decine e delegazioni internazionali sono venute in Honduras e stanno con fatica però andando avanti cercando di articolare solidarietà, articolare forze per creare un qualcosa di alternativo. Quindi la repressione per il momento non ha fatto altro che
moltiplicare le forme di resistenza, moltiplicare le forme di reazione a questo stato di cose, a moltiplicare le forze contro questo modello che accaparra, che depreda, che distrugge e che saccheggia risorse e territori. Questa mi sembra una delle cose più interessanti che stanno avvenendo in Honduras. E l'invito, proprio per concludere, è quello di non dimenticarsi di questo paese. L'Honduras per decenni è rimasto invisibile. Sull'Honduras è stato steso un velo di silenzio per troppi anni. Uno degli effetti positivi, se così si può dire, del colpo di Stato del 2009, oltre a quello di rafforzare e unire la resistenza e l'opposizione, un altro effetto positivo è stato sicuramente quello di portare l'Honduras di fronte agli occhi del mondo. Il mondo si è svegliato una mattina di 7 anni fa e ha scoperto che esisteva l'Honduras. Per cui l'invito è proprio a quello, a non dimenticarsi del paese, non dimenticarsi della sua popolazione, della sua lotta di resistenza, non dimenticarsi della lotta di resistenza del COPIN, che è la stessa lotta che ha portato avanti Berta e che ora stanno portando avanti le sue figlie, sta portando avanti sempre il COPIN, sta portando avanti la piattaforma, sta portando avanti l'articolazione Berta Cáceres e tutte queste forze vive che sono convinte, che pretendono di cambiare, che se, come dicevo prima, che sono convinte che sì, può esistere un altro Honduras, un altro tipo di Honduras dove al centro non ci siano gli interessi economici, la depredazione, del territorio, ma il benessere delle popolazioni, la salvaguardia del territorio e dei beni comuni. Grazie. Sì, bene. Dunque, se da un lato abbiamo, come abbiamo visto, una crisi di tutti i paesi che avevano tentato la strada del socialismo capitalista, per così dire, insomma. Ecco, dall'altra abbiamo un ritorno di regimi di destra. Una destra comunque molto diversa da quelle che eravamo abituati a vedere in Sud America, non è la destra dei militari, anche se non è meno sanguinosa, come abbiamo visto anche in Honduras, per esempio. Una destra in doppio petto, una destra che è molto recitativa, che fa teatro, no? Uno di quei campioni di questa. Una destra che presenta anche la propria attività personale, il proprio tornaconto personale, come se fosse qualcosa di positivo per la collettività, che promette soldi e benessere a tutti quanti, insomma. Un campione di questa nuova destra, per esempio, è Macri, no? Mauricio Macri, presidente dell'Argentina, che quando la mattina si venga a sapere che lui era implicato, non solo lui, ma tutto tutto entourage, anche tutti i suoi familiari nel scandalo dei Panama Papers, chiama le televisioni, tutte le televisioni del mondo, del paese, insomma. Gli oppositori pensavano adesso dare le dimissioni oppure cercare di scusarsi, qualcosa, e davanti a tutti quanti comincia a tuonare: noi combatteremo la corruzione, attaccando, cioè, voglio dire, cioè neanche il Berlusconi dei tempi migliori faceva così, Ecco, quindi la nazione che ha questa qui, insomma, anche questa che forse gli viene dall'Italia, come il fascismo abbiamo inventato il berlusconismo, è una cosa di cui non andare fieri nel mondo. Comunque, a questo punto, la domanda che viene spontanea è se con questo ritorno di destra anche i movimenti in qualche modo si possono uscire dal torpore, insomma, in cui erano precipitati con i governi di sinistra, penso ai Sementera con Lula, che non sapevano se attaccarlo per non attaccarlo troppo, perché in fondo erano di loro, però il governo è sempre una controparte, insomma, in ogni caso, anche se c'è il tuo amico lì al governo. Quindi vorrei chiedere proprio a Michele, anche per concludere un po' la serata, se non ci saranno altre domande tra i nostri ascoltatori, come se questo nuovo, questo, si vede nel prossimo futuro del Sud America un ritorno dei movimenti, un ritorno di protagonismo dei movimenti nella lotta sociale, insomma, e con quali prospettive, naturalmente.
Ma io, per quello che riguarda il caso della Bolivia, devo dire che quello a cui stiamo assistendo forse è una riarticolazione degli attori dei movimenti sociali e mi riallaccio un po' anche di quello che si diceva dell'Honduras, nel senso che i territori stanno diventando centrali nel nuovo protagonismo dei movimenti sociali. Gli attori invece più tradizionali, penso quindi al settore operaio o al settore minerario, soprattutto in Bolivia, quindi ai minatori, in questo momento si trovano completamente colti in quella contraddizione di cui parlavo prima e non riescono a mobilizzarsi, non vogliono mobilizzarsi, non possono mobilizzarsi. Negli ultimi anni in Bolivia c'è stata una ripresa delle mobilitazioni popolari, ma forse da parte di una serie di settori che non ci aspetteremmo. 2 anni fa ci fu una grossissima marcia che attraversò tutto il paese dei pensionati, per esempio. Un mese fa le immagini hanno fatto credo tutto il giro del mondo, i disabili che sono stati attaccati sotto il palazzo del governo con gli idranti e con i gas chimici. Quindi sta cambiando. L'unica cosa che vorrei dire per chiudere in realtà è che se è vero che da un certo punto di vista può sembrare che abbiamo perso il protagonismo per un lungo periodo di tempo, è anche vero che il tessuto sociale di questi paesi non è mai cambiato e c'è un'attività e una capacità anche di auto-organizzazione che in molte situazioni è rimasta presente, semplicemente meno visibile. Penso per esempio al caso di Cochabamba, dove è nata la guerra dell'acqua, dove in tutti i quartieri sud della città la compagnia municipale e l'acqua pubblica non è mai arrivata e tutta la gestione della rete idrica è stata creata, appaltata e l'acqua ai vicini la portano dei comitati popolari autogestiti in tutta la zona sud della città, che sono 20 anni che esistono, dall'inizio degli anni 90, continuano oggi la loro attività, spesso anche in contraddizione e in contrasto con il governo di Morales. Sì, a questo punto vorrei sapere se ci sono interventi oppure qualche domanda dal pubblico, altrimenti possiamo fare le conclusioni a Elena, chiedendoti anche dal suo punto di vista come vede il protagonismo dei movimenti in questa nuova situazione dell'America Latina, soprattutto in questo particolare dei movimenti per l'acqua, insomma, perché un problema dell'acqua è un problema che non è risolto né alla destra né alla sinistra, insomma. Ma penso che l'elemento appunto che distingue, per collegarmi anche a quello che si diceva prima, è proprio cercare di capire cioè qual è l'orizzonte, diciamo, a cui questi movimenti guardano, no? Se l'orizzonte è sempre quello di riforma dello Stato, oppure se l'orizzonte è quello di costruire cioè costruire la propria società, la società, diciamo, che si desidera, si immagina al di là, guardando oltre le strutture istituzionali esistenti, quindi più seguendo, diciamo, un percorso di auto-organizzazione e anche mettendo al centro dei principi che magari non sono quelli del capitale, non sono quelli su cui sono fondate le istituzioni della società, che comunque a queste persone, diciamo, non rispondono e non garantiscono nulla. Quando parliamo di movimenti, sia guardando l'America Latina, ma anche guardando a diversi contesti in Europa, parliamo di persone che sono per lo più invisibili ai più, inclusi noi stessi. Cioè, nel senso, parliamo di persone che veramente vivono ai margini della società, che veramente non si vedono riconosciute e non si vedono rappresentate dalle istituzioni, che comunque sono quelle a cui invece tante volte i più continuano a guardare. E quindi cioè sono realtà che seguono un percorso di costruzione che va al di là dell'esistente, quindi al di là della destra e della sinistra, al di là di chi va o non va al potere. Quello che cambia in moltissime situazioni, soprattutto in America Latina, è il livello di repressione che si ritrovano a subire se sale da destra o se sale da sinistra, ma comunque non le vedono come realtà che possono in qualche maniera rispondere alle loro esigenze, per cui secondo me l'invito è proprio quello di come dire, cioè abbassare lo sguardo forse e cercare di guardare dove realmente ci sono queste società in movimento e in costruzione e cercare di capire anche da loro quali sono principi e metodi di organizzazione che possono veramente creare un'alternativa all'esistente, perché forse la minaccia più grande per i movimenti oggi è quello di cercare
cercare di costruire un'alternativa, ma ritrovarsi alla fine a riprodurre lo stesso sistema. Bene, abbiamo ancora 2 minuti. No, mi fanno cenno dalla regia, quindi a questo punto vi saluto, ringrazio per aver partecipato, ringrazio i nostri ospiti e naturalmente a tutti voi che ci avete ascoltato. Grazie mille.